Ciao, anima bella, sono sempre Elena Tione di Aida Blanchett Healthy Life Coach, benvenuta a questo nuovo video. Oggi volevo parlarti della cosiddetta monkey mind, ovvero sia la mente scimmia, che è quel continuo chiacchiericcio, rumore mentale che abbiamo tutti i giorni e che molto spesso ci crea stress su stress, non ci fa vedere, capire bene, sentire che cosa è meglio per noi, la migliore decisione da prendere in un certo dato momento, sia che siamo al lavoro, sia che siamo in una relazione con amici, nella nostra relazione intima e rispetto a qualsiasi area della nostra vita in cui siamo. E in molti si chiedono, ma che cos'è questa benedetta meditazione e tutte queste sorta di psicorotolo balle orientaleggianti, ma non ho tempo di stare lì 3 ore a meditare. E in molti pensano che hanno questa idea della meditazione, che sia come un qualcosa che ti devi mettere lì, capito? Ti devi concentrare, ti devi sforzare di creare questo vuoto mentale, o insomma, comunque qualcosa che comporti fatica, che comporti sforzo, che comporti tutta questa concentrazione, che in realtà è sempre un'energia mentale a forzare le cose a essere in un determinato modo. In realtà, la meditazione è un qualcosa che noi possiamo fare sempre e ovunque e con veramente leggerezza, senso di apertura, senso di facilità, di grazia, di agilità, senza sforzo, perché in realtà la vera meditazione è quella che si fa sempre e comunque dovunque, ovunque ci troviamo. Ma come si fa, a, come dire, dare una direzione alla nostra mente affinché non ci sommerga con tutte le sue chiacchiere, questa che appunto in Oriente viene chiamata la mente scimmia, e no, alcuni invece no, si figurano una sorta di pappagallo che sta sempre lì sul trespolo, e non lo smette mai, dispettoso, eccetera. Io per esempio ho la parte, quella diciamo che viene chiamata del critico interiore, il critico interno, che ha un nome specifico che ho voluto darle, si chiama Rottermeier, esattamente come quella di Heidi, tanto per dare un'idea di quanto può essere forte e dura a volte questa parte della nostra mente, altre volte no, la mente continua a chiacchierare, a dirci un sacco di cose, ci distrae, eccetera. E quindi, come si fa a, non c'è bisogno di sforzarsi, come si fa a meditare? La meditazione la puoi fare sempre e comunque come? Attraverso il respiro. Sì, esattamente attraverso il respiro. Perché voglio dire, è difficile che la nostra mente scimmia, se vuoi, ci diventi alleata dandole delle banane. Sono sicurissima che ci hai provato tantissime volte, no? Ma non funziona, dando le banane. E quindi come si fa? Semplicemente sempre ovunque, mentre stai camminando, mentre stai prendendo il caffè, mentre stai facendo quella telefonata, mentre sei qui al computer che guardi il video, piuttosto che stai facendo un viaggio, in qualsiasi situazione tu sei, il respiro lo è sempre con te, come abbiamo già visto negli scorsi video. Tutto ciò che hai bisogno di fare è dire alla scimmietta, alla mente: ehi, che ne dici se ci mettiamo qui per uno o due cicli di respiro e osserviamo il respiro? E la mente? Ah, buona idea! Dai una direzione alla mente e semplicemente dalle un'istruzione. Oh, per questo istante, bastano pochi istanti, semplicemente osserviamo cosa fa il nostro respiro, osserviamo l'aria, il flusso dell'aria mentre entra e esce dal nostro corpo in qualsiasi situazione. Voglio dire, respiriamo, siamo Sempre. attenti, siamo vigili e contemporaneamente ci alleniamo a portare l'attenzione al nostro respiro. In questo modo
noi riportiamo l'attenzione qui ora, e questa è una meditazione sempre presente, che è sempre con noi, quindi noi meditiamo una sorta di vita in meditazione, di vita camminando in meditazione. La meditazione può essere fatta in qualsiasi posto, in qualsiasi maniera, camminando, stando seduti, quindi non avere questa idea, che è un'idea che non corrisponde a quello che la meditazione realmente è, di dovere per forza stare lì, tipo seduta, seduto ore nella posizione del loto, magari anche in una posizione scomodissima o sul cuscino, stare lì così. Semplicemente nota, osserva il respiro, di alla mente, osserviamo il respiro in questo momento. Ah sì! Idea, osserviamo il respiro, uno o due cicli di respiro, stai già meditando, quindi in realtà la meditazione la porti sempre con te, diventa una tua alleata e questo ti aiuta a creare spazio, a creare quello spazio che ti serve per staccarti dalla chiacchiera mentale, staccarti dalla mente scimmia e poter ascoltare i messaggi della parte più profonda di te, della parte saggia, di quella cosiddetta saggezza interiore o saggezza del cuore che tutti noi abbiamo. Semplicemente, se non creiamo questo spazio per ascoltare, vedere, sentire quella voce e quella saggezza, difficilmente riusciremo a sapere esattamente cosa è meglio per noi in un certo momento della nostra giornata, della nostra vita. Quindi porta la tua attenzione al tuo respiro, qualsiasi cosa stai facendo, stai respirando, anche solo per un ciclo di respirazione, vale a dire una inspirazione e una espirazione. E voilà! Hai portato la mente in una direzione, e cioè a osservare il tuo respiro. E basta questa piccola, piccolissima cosa, anche fatta così in questo lasso breve di tempo, tutti i giorni. E ti assicuro, otterrai dei risultati concreti per portare meno stress e più chiarezza, più comprensione nella tua vita. Ricordati di lasciarmi un commento se vuoi qui sotto il video, di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ti ricordo che tutte le risorse gratuite per vivere meglio, creare meno stress, le trovi sempre su www.idablanchett.com, il mio sito web, o puoi anche venirmi a trovare se vuoi sulla mia pagina Facebook www.facebook.com/IdaBlanchettHealthyLifeCoach. Ti aspetto al prossimo video, sempre su Ida Blanchett Healthy Life Coach, da Elena Fione. Come sempre, buon cammino, anima bella. Stay fine tuned!